E per tutti gli amanti del vino, come noi di Why Meridian, ci sono delle cattedrali che non possiamo perdere. Ed oggi siamo qui in Austria per andare a scoprire il regno del calice. Siamo da Riedel! Veramente così importante l'utilizzo di un calice o di un decanter quando si degusta un vino? Assolutamente sì. Provare per credere quanto il calice possa influenzare positivamente tutte le caratteristiche organolettiche di un vino. Andiamo a scoprire come si producono. Questa meravigliosa piramide è uno dei simboli di prosperità di Riedel, che appunto tende verso sempre la perfezione, qualcosa di nuovo, quindi è un simbolo che può essere anche un incentivo per fare sempre di più e per fare sempre meglio. Ma c'è una particolarità: vedete che ogni pezzo di vetro ha un numero, è un anno importante per l'azienda, e partiamo dal vertice dove c'è l'anno di fondazione, 1757, fino ad arrivare all'ultimo tassello, quando è stata creata nel 2006. Ed è stato proprio un napoletano, Sergio, che ha piantato quest'albero di pero. L'albero del pero è un'icona qui in Riedel. Per quale motivo? Perché ha un'importanza veramente, veramente strategica. Ed è infatti con il legno del pero che vengono creati i modelli in legno per i calici che poi diventeranno tutti i calici sulle nostre tavole di vetro. Braccia corte o braccia lunghe? Ma cosa c'entrerà questa cosa con i bicchieri e con i decanter di Riedel? C'entra al 100%. Per quale motivo? Perché ci sono dei decanter che per essere fatti hanno bisogno di mastri vetrai con le braccia lunghe lunghe, e in questo modo riescono a dare la forma desiderata. Blutschuren nicht aschenhüten. Che cosa vuol dire? Questo è un proverbio importantissimo che ci ricorda che è importante che il fuoco rimanga sempre acceso e che sia sempre nel pieno dell'ardore. Quindi tradotto potrebbe essere per noi italiani: attenzione a non dormire troppo sugli allori. Dopo la piramide, dopo il pero, eccoci con la terza icona qui in Riedel, voluta da Maximilian, la campana di Riedel. La campana che vuole testimoniare non solo lo scandire del tempo, il tempo del lavoro, ma anche il tempo dedicato alla creatività, ma che soprattutto vuole evocare anche l'eternità. L'eternità che è qualcosa di molto importante a cui anche Riedel sicuramente vuole ambire. E non dimentichiamo l'importanza del suono, che per chi si occupa di bicchieri sicuramente ha qualcosa di speciale. Sono 11 le generazioni Riedel, e pensate che all'inizio della loro avventura, chiamiamola così, imprenditoriale, il loro business era concentrato in bottoni, perle e gioielli. Gioielli sono anche quelli che possiamo vedere oggi. All'interno del museo di Riedel è possibile ascoltare attraverso gli audio tutta la storia di queste 11 generazioni per scoprire i segreti di una famiglia a dir poco speciale. La parte dei workshop sensoriali è un aspetto fondamentale per Riedel, che permettono appunto, attraverso degustazioni anche alla cieca, di far assaggiare, far percepire le differenze dello stesso vino all'interno di un gruppo di calici in tutto il mondo. Guardate qui, questa appunto è una batteria di calici usata per decretare qual è il miglior calice per il Sauvignon Blanc fatto nel 2016. C'è un mantra qui in Riedel che è l'armonia. È fondamentale che ci sia l'armonia nella prima impressione, quando annusiamo un vino e quando lo poniamo in bocca, perché è quello che ci permette di proseguire al meglio e valorizzare quello straordinario prodotto che è il vino. E c'è un'altra particolarità assolutamente da tenere a mente, che ci ricordano qui in Riedel:
l'estetica, certo, sono dei calici bellissimi, ma non è un fattore primario per Riddle. Il loro obiettivo è la funzionalità del prodotto, valorizzare al meglio tutte le caratteristiche organolettiche. Di produzione dei mastri vetrai che ci faranno vedere come si produce un calice. Qual è la particolarità? La particolarità che ben dall'inizio della tradizione di produzione Riddle è sempre rimasta inalterata è quella di riuscire ad avere il massimo della velocità di produzione per garantire al vetro di rimanere così sottile, che è una delle peculiarità di Riddle, e questo può essere garantito solo attraverso la creazione di un lavoro di squadra, di team, una sorta di catena umana. Sono infatti ben 4 persone coinvolte per la produzione di un calice. Andiamo a vedere come è strutturata questa catena. Avete visto la complessità della produzione artigianale dei calici, ma quando riusciranno a farne in una giornata? Pensate, sono ben 2000 i calici che ogni giorno i mastri vetrai riescono a produrre. E di questi 2000 calici prodotti ogni giorno siamo arrivati nello shop per scegliere quelli che ci porteremo in Italia. Grazie Riddle per averci regalato questa straordinaria esperienza. Cin cin!